Visto che i video in cui parlo di programmazione stanno andando da Dio, e visto che ho già fatto video in cui mostro come programmare, più che altro introduco una mia amica, Lucilla, a programmare in Python, con tutte le difficoltà del caso, allora mi sono chiesto perché non inizio a programmare io. Quindi in questo video mi sporcherò le mani e mi metterò al computer per programmare. Questo video è un esperimento e se vedo che vi piace ne farò altri. Ma quindi passiamo avanti. Cosa voglio programmare? Ovviamente non voglio fare roba a caso, voglio fare roba che vi interessa. Non fa altro che svolgere esercitazioni e prove di esame, dove possibile, di esercizi di programmazione che vengono date nelle università italiane. E ricordandomi di una vecchia canzone di Raffaella Carrà, com'è bello programmare, e da Trieste in giù. Iniziamo appunto con l'Università di Trieste. Oggi svolgerò un esercizio preso dal corso chiamato Laboratorio di Programmazione Apprendimento Artificiale e Statistica, che in sostanza è Python con qualche lezione di Machine Learning. E quindi andiamo a leggere di cosa si tratta questa esercitazione. La media mobile è un'operazione che, data una serie di valori, calcola la media di una finestra che si sposa sulla serie, fino a calcolarla per tutti i valori. Il parametro fondamentale e unico di tale operazione è la lunghezza della finestra. Per esempio, con lunghezza della finestra pari a 2, e data la serie di valori 2, 4, 8, 6, la media mobile calcola al primo giro il risultato 3, per il secondo il risultato è 6 e per il terzo il valore è 12. Qui c'è, vedete, un esempio con i dati 2, 4, 8, 16, in cui vedete che se usate una finestra di 2, la media mobile calcola prima la media fra 2 e 4, poi fra 4 e 8 e 8 e 16. Create quindi la classe Moving Average che venga inizializzata con la lunghezza della finestra e che abbia un metodo compute che prende in input la lista di valori della serie e che ritorni la lista di valori corrispondente alla media mobile. Qui c'è un esempio, ovviamente in Python, istanziare un oggetto Moving Average in cui 2 è la lunghezza della finestra, a compute si passa una lista, scrivete all'oggetto nel file esame.py e ricordatevi di effettuare i vari controlli relativi agli input e ai casi limite. Le decisioni che devono essere usate in caso di input non corretti o casi limite devono essere istanziate di una specifica classe, ovvero exam exemption, che dovete definire nel codice esame.py come segue. E che poi userete come una normale eccezione, ad esempio raise exam exemption, errore, lista di valori vuota. Attenzione, se il file non si chiama esame.py, se le eccezioni realizzate in caso di errore non sono di tipo exam exemption o se la classe non si chiama moving average, l'esame non potrà essere valutato. Sì, ma stai calmo. Il motivo di questa cosa è che voglio il file che le classi abbiano dei nomi specifici, secondo me, è che avranno una sorta di valutatore automatico che prende i file consegnati dallo studente e poi passa i vari dati e testa come funziona. Secondo me questo è il fatto, che tra l'altro farei pure io così se dovessi strutturare un esame di questo tipo. Benissimo, allora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a fare questo esercizio. Ma prima di andare volevo dire un paio di cose. Un appunto matematico che ci tornerà utile nei vari programmi che facciamo e l'altro è su quali linguaggi di programmazione utilizzerò. Allora, non so se voi ci avete fatto caso, quando avevamo 4 numeri e la finestra era di 2, il risultato era di 3 numeri, quindi la lista risultante aveva 3 valori dati da 3 medie. Se facciamo la stessa cosa con una finestra di 3 avremmo 2 valori. Qual è lo schema che si vede? Che la lista dei risultati avrà come lunghezza della lista dei dati meno la grandezza della finestra più 1. Ricordatevi questa formula che ci tornerà utile. Adesso quale linguaggio di programmazione utilizzerò? L'esercizio richiede Python, ma io utilizzerò altri due linguaggi di programmazione che sono C++ e Java. Il motivo per cui utilizzo questi altri due linguaggi è per diverse ragioni. C++ e Java sono anche insegnati alle università, quindi in altre università o anche nella stessa università ma in altri corsi, quindi potrebbe giovare anche a qualcun altro di voi. Secondariamente Python è un linguaggio interpretato e voglio utilizzare anche un linguaggio compilato per fare la stessa cosa, ma anche un linguaggio a terra di mezzo. E anche perché se lo facessi solamente in Python lo farei in 3 minuti, che c***o sarebbe 3 minuti? C'è da ricordare che io non programmo né in Java né in C++ da una vita, soprattutto per quanto riguarda C++ ad oggetti. Però quando programmo le robe per Arduino, che sì è C++, io comunque lo faccio come fosse sì, lo utilizzo come se fosse sì. E inoltre non posso utilizzare sì per questo esercizio perché si prevede l'utilizzo di eccezione, e sì, non avendo le classi non ha manco l'eccezione, quindi
dover autorizzare sto cavolo di C++, e quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo qui dietro, iniziando con Python. Allora, andiamo a implementare questa moving average con Python. Cosa da fare, come abbiamo letto, è creare la classe moving average, che ha come primo metodo il costruttore. Quando io faccio le cose in Python, soprattutto quando faccio le classi, anziché utilizzare self, come fanno tutti, uso this in onore dei programmi, in onore dei linguaggi di programmazione tipo Java. Ci possiate qualunque cosa, come direbbe Lucilla. Allora, io mi ammazzo, cazzo. Poi io metto this. Ok, e quindi qui ci mettiamo poi un parametro che lo chiamiamo window size. Ora, loro dicono che nel caso in cui ci fosse un'eccezione, devo utilizzare un'eccezione di questo tipo. Non dobbiamo fare nulla di particolare, prendiamo solamente tutto quello che ci dà il superclass exception. Va bene. Allora, qua nel window size, almeno dobbiamo impostare, diciamo, una sorta di condizione che almeno la window size deve essere positiva. If, che cosa è successo qua? If window size è minore o uguale a 0, raise exam exception, facciamo tutto in inglese. Window size must be a positive number. Magnifico. Allora, a questo punto dobbiamo considerare un metodo che si chiama, come lo chiamo qua, perché qua vogliono tutto che si chiama alla stessa maniera, compute, prendi in input una lista di dati. Vabbè. Prendiamo la dimensione della lista. Ma come ci assicuriamo che i dati siano una lista? In teoria si potrebbe fare una cosa di questo tipo. If tipo c'è instance of data list, fai tutto questo. Else, qualunque sia, else raise exam exception, data is not a list. Ora dobbiamo creare una lista dove mettiamo il nostro risultato sotto e la inizializziamo a vuota. Facciamo la nostra iterazione. Quante iterazioni dobbiamo fare? Dobbiamo fare in totale, come vi ho spiegato poco fa, esattamente n meno la lunghezza della finestra più 1. Facciamo un ciclo for ok, e quindi prendiamo i primi elementi su cui fare la media, li mettiamo in risultato. Quindi i primi elementi su cui fare la media sono il result che va da i fino a i più this.windows.size. Ah, ecco perché non mi dà l'auto completamente su this, che sono un deficiente. Ecco, ho dimenticato di mettere il parametro dell'oggetto. E poi mettiamo il risultato in nella lista. Poi succede solamente gli elementi nella finestra, non ci calcola la media.
Come calcoliamo la media? Ora, si possono fare diverse cose, tipo utilizzare una libreria esterna, ma è una media, ce la calcoliamo noi, che ci vuole calcolare una media. E come ci si calcola una media? Utilizziamo la funzione built-in sum di R e la dividiamo per window size. E qui ci mettiamo average. Ho voluto creare una nuova variabile, ma poi ho potuto mettere tutto su R, ma lasciamo perdere. Quindi qua prendiamo gli elementi andando alla window size, qui calcoliamo la media, il risultato la mettiamo qua. Penso che dovrebbe funzionare quasi tutto. Tuttavia, c'è un problema. Ora vediamo dopo qual è il problema. Quando testiamo il nostro simpatico programma, creiamo un'altra cella. Facciamo l'esempio che ci abbiamo qua. Moving average. Moving average di 2. E poi result. Moving average di 2, 4, 8, 16. Che caso sti numeri, eh? Oh, quindi l'altro uguale. E poi c'è print result. Seguiamo questa cella, non sono problemi. Seguiamo questa altra cella e abbiamo dei problemi. Certo, perché sono un deficiente. Compiuto. E certo che non funziona, dannazione. Ok. Adesso dovrebbe funzionare. Perché? Tutto zero! Non so dove è il problema di preciso. Mettiamo qua un breakpoint. Tra l'altro questa è la prima volta che uso Visual Studio per Python. Vediamo come funziona. E come minchia faccio partire il debugging? Amico, il debugging. Visual Studio mentre sembra tutto complicato, non so come debuggarlo e quindi lo facciamo alla vecchia maniera. Vediamo cosa contiene R di volta in volta. Contiene una lista vuota R. Perché contiene una lista vuota? Cosa contiene I? E cosa contiene I più this window size? Da 0 a 2, da 1 a 3, da 2 a 4. Oh, ma sono una data. Oh, il bello della diretta è sempre così, il bello della diretta. Adesso dovrebbe funzionare, non mi perfetto, 3, 6 e 12. Awesome. Ora qua, diciamo, ci stanno tanti cicli, tante robe, ok, molto di questo codice ce lo si può eliminare utilizzando tipo NumPy per certe cose, però so cosa fanno in questo corso, quindi facciamo finta che non possiamo utilizzare import esterne o comunque dobbiamo limitarne il loro uso. Vabbè. Ok. Ora possiamo, diciamo, fare questo in una sola riga, utilizzando quello che si chiama list comprehension. Guardate come semplifico questo codice. Result. Andiamo a fare la media qua, utilizzando la list comprehension. Dobbiamo fare in questa maniera. Intanto prendiamo questo, lo mettiamo qua, facciamo la sum di questo, poi lo dividiamo per this.windowsize e poi for i in range n iter. Vedi che funziona? Se lo scoppio tutto. Funziona. Yeah! Mettiamo qua un altro numero per vedere che effettivamente il mio codice sta funzionando. Yes! Ho tolto queste quattro linee utilizzando una list comprehension che, diciamo, è un modo, come dicono i programmatori, un po' Pythonic per fare le cose. Però c'è una cosa che non funziona. Ora vi spiego qual è il motivo. Perché, come mi pare di capire a me da questo esercizio,
il fatto che ci siano delle eccezioni, cosa possiamo fare in caso di errore? Intanto qua possiamo fare questa cosa. Se noi per esempio possiamo qua dei dati che non sono per esempio numeri, anche se sono delle stringhe che rappresentano dei numeri, non sono di fatto dei numeri, noi riceviamo un errore. Error. Quindi noi possiamo fare questa cosa. Try. Se type error, io specifico qual è l'errore, così posso mandare un messaggio di errore specifico. Raise exam exception, the provided list of data contains non-numeric values. Vediamo cosa succede adesso. Come sta dicendo che praticamente che è stata una exam exception che a sua volta è stata generata quando si stava gestendo una sessione tipo type error. Ci siamo. Ora, però, cosa succede se magari passiamo dei dati numerici, passiamo moving average tipo una stringa? Abbiamo questo problema, esattamente abbiamo questo problema in qua. Allora, come possiamo risolvere questo problema? Facciamo una roba di questo tipo. If type window uguale a int, oppure type window size è uguale a font. Facciamo questo. Else raise exam exception, the provided window size must be of a numeric type. Magnifico. Ecco qua, perfetto. Ci siamo. Va bene, quindi se qua passiamo della monnezza non funziona, quindi passiamo questa. Se qua passiamo quest'altra monnezza non funziona. Però una domanda. Cosa succede nei casi limiti? Se passiamo 1 funziona, se passiamo 0 non funziona, ma non abbiamo visto un altro caso. Quando la finestra è uguale tanto quanto la ai dati passati, che dovrebbe funzionare in teoria, e infatti funziona, ma cosa succede se eccede? Cioè la finestra è più grande dei dati che passiamo. Visualizziamo una lista vuota, e questo è ovvio, perché praticamente n iter diventa un numero negativo e quindi qua mi genera una lista vuota. Magari facciamo questa roba qua. If n è maggiore di this window, window size, raise exam exemption, the window size is bigger than the provided data list. Vediamo che succede. Ah no, lo farà al contrario, vabbè. Perfetto. Comunque 5 dovrebbe funzionare. Magnifico. Ora mi sa che dobbiamo gestire un ultimo caso, in cui per esempio i dati sono vuoti. Queste cose le fai tutte con le asserzioni, ma non possiamo utilizzarle, dobbiamo fare purtroppo exam exemption. Devi fare tutte delle asserzioni, vabbè. If n è uguale a 0, raise exception, the provided data list is empty. Un po' come diceva qua. Non mi piace questa cosa, scrivere errore, liste di vuote, bisogna dare secondo me dei messaggi di errori più di impatto.
E ovviamente tutto funziona perché qua devo dare una lista vuota, giusto? The window size is bigger than trovate data. Ah, certo. Diciamo questo dobbiamo mettere prima. Dobbiamo mettere prima. E qua possiamo anche utilizzare al SIF. Giusto? The prova data list is empty. Eccellente. The window size bigger than provided list. 32. Perfetto. Ad anche Crocio sembra che abbia gestito tutti i casi dell'esercizio. L'abbiamo risolto. Tra l'altro ho fatto addirittura diverse versioni utilizzando cicli for e list comprehension. Adesso passiamo a C++. Buh. La prima cosa che devo andare a cercare in C++, perché non me lo ricordo, è come si fanno le eccezioni in inglese. Dato che c'è il try catch e tutte queste cose belle che a noi piacciono, però non ricordo come si crea una propria eccezione. STD extension, va bene. Prendiamo tutto questo codice e lo trasformiamo in qualcosa di C++. E poi creiamo la mia classe exemption. Class exemption. Public exemption. No, uno. Ecco perché odio C++ con questi cazzo di stronzo. Sono le stringhe in C++, ma poi magari lo modifichiamo dopo perché non mi ricordo come si usano. Message. Ok. Pass moving average. Allora, prima devo fare public. Vediamo come sono bravo a crearmi le classi in C. Diciamo qua non bisogna fare come abbiamo fatto in Python. Io mi sa che tutto questo codice Python lo sto commentando a motore, che mi sta creando problemi e confusione. Ok, che problemi c'ha? Non metto qualche punto e virgola. Cazzo di punto e virgola anche quando finisco le classi. Ma che sto... Qua non devo fare tutto questo discorso perché, essendo C++ fortemente tipato, non devo controllare che passo un int, e poiché abbiamo un unsigned int, quindi sicuramente abbiamo qualcosa che è sicuramente positivo, però comunque dobbiamo controllare se effettivamente abbiamo a che fare con un qualcosa che sia almeno diverso da zero. If yes è uguale a 0, throw exam exception, vi dico window size must be positive. Dice che funziona sta roba. Ehi, che cazzo, qua ci mettiamo un po' del piccolo. Vai, andando facciamo il codice, poi vediamo cosa funziona e cosa non funziona. Se non ricordo male c'è standard vector, giusto? Ok, che qua istituisco un vector di double e prendo qua in input un vector di double. Queste cose non so utilizzare. Vector double result data
punto size meno this computer, no, this punto window size più 1. Alla fine ci mettiamo un return. Io non uso oggetti in C++ da secoli e non mi pare aver mai utilizzato vector in vita mia. Ma vediamo, proviamo, no? Perché io mi reputo un programmatore esperto, quindi ce la possiamo fare. Beh, intanto facciamo un ciclo for. Cioè, praticamente qua dobbiamo creare qualcosa per fare la media. E il risultato della media lo mettiamo in M. Praticamente devo implementare quello che abbiamo fatto in una sola riga qua. Alla fine qua non c'è bisogno che controlliamo i tipi di dati di dati, perché alla fine possiamo avere solamente double, però possiamo anche avere una lista vuota, giusto un vettore vuoto, quindi data.size uguale a 0 throw exam exception e mettiamo lo stesso messaggio di poco fa. Vabbè, ci abbiamo tutto. Allora, adesso ci abbiamo main int arg c char arg v vector di double. Compiliamo, vediamo che succede. Non c'è niente, giusto. Adesso stampiamo i risultati della computazione. Compiliamo. Due, sei, 14. Non funziona un c***o. Ecco perché. Ho sbagliato qua, metto un offset. Tre, nove, 21. Perché tre, nove, 21? Due, quattro, otto, 16. Tre, nove, 21. Lo so perché sono un deficiente. Qua devo inizializzare la moving average a 0. 6, 12. Yeah, sì, il mio primo codice si è spasso da un sacco di tempo. Sti c***o. E facciamo degli errori. Vediamo se la nostra eccezione funziona mettendo degli errori. Allora, vediamo se la moving average è 0. Vediamo se troviamo una bella eccezione. Esplode tutto come electro boom. Vabbè. Un'eccezione viene richiamata. Window size must be positive. A positive number. Bellissimo. Cosa succede se invece gli passiamo questa che è 10? The window size is bigger than the provided data list. Brilliant. The provided data list is empty. Non male per essere uno che non programma da uno sbotto in C++. Lo fa l'ultima modifica, vediamo se ci riusciamo. Funziona tutto. Chiediamo un'eccezione. Yeah! Usiamo anche le stringhe, sti Dai, alla fine è andata male, pensavo che potesse andare peggio. Ad ogni modo, C++ continua a farmi defecare. E adesso passiamo a Java. Bah! Il codice C++ in codice Java. Comunque ecco, piccola modifica. Non se mi ricordo come si programma ancora in Java. Io mi sa che non c'è bisogno di fare questo. Giusto? Perché se non ricordo male in Java possiamo fare questa cosa. Oh, public. Ah no, era vero.
Extends. Yeah, me lo sono ricordato. Questa è la programmazione improvvisata. No, un programma in Java da 10 anni almeno. Adesso facciamo moving average. E facciamo qua. Private. Allora, se non ricordo male, anche in Java c'è qualcosa tipo i vettori. Andiamo a vedere. Ah no, vero, ci sono le array list. Java array list. Perfetto, utilizziamo le array list. Anche due i template di Java non possono prendere tipi primitivi, dobbiamo mettere le classi e quindi dobbiamo utilizzare le classi wrapper a tavole. Oh, che disagio. Non mi ricordo qua, devo mettere queste robe qua. Sì, mi ricordo. Prevedo dei disagi, prevedo. Se funziona tutta sta merda che ho fatto, visto che sono altri ben 10 anni che non programmi Java. Index array out of bounds. Giusto. Allora. Quasi giusto. Vediamo cosa succede se questo è meno 2. Window size must be a positive number. Se questo qua diventa 20. The window size bigger than the provided data list. E ducis in fundo se non aggiungiamo dati. Provate il data list is empty. Torniamo. Alla fine dai, manco qua è andata così male, nonostante che sia Java che C++ non li toccavo da una vita. E quindi pinguini, fatemi sapere cosa ne pensate, questo genere di video vi piace, vi interessa? Fatemelo sapere lasciandomi un like e scrivetemi nei commenti. Inoltre, se volete consigliarmi degli altri esercizi che volete che svolga, lasciatemi qualche link nei commenti, io vi do un'occhiata e vediamo cosa posso fare per voi. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati per gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!